Ciao ragazzi, io sono Callari e in questo video vi mostrerò come migliorare nelle partite in singolo. Vi lascio in descrizione il codice delle mappe e il minutaggio del video, quindi se volete saltare a un punto specifico del video, aprite la descrizione e potete scegliere uno degli 8 punti. Però ragazzi, per migliorare nelle partite in singolo vi consiglio davvero tanto questa mappa, dove potrete fare degli 1v1 realistici, ovvero avrete un loot che cambierà di volta in volta, non sempre il solito pump epico e l'assalto blu, e potrete anche farmare la mappa. C'è anche la mappa in 2v2 che vi mostrerò dopo. Questa è in 1v1 e il codice è 7950 6306 4857. Direi che Nickrat può venire con me adesso, andiamo a farci questo 1v1. Bene, come potete vedere ho un pump blu, che schifo, una mitraglietta blu, oddio Nickrat è già uscito di qui. Escono subitissimo. Ci mettiamo un paio di Nightis. Stavo dicendo, una mitraglietta blu e anche un assalto blu, due shieldoni e delle bende pure pessime. Loadout, ovvero armi un po' migliori. Ovviamente anche i mazzi saranno sempre diversi. Per esempio lui, però non so quanti mazzi aveva, ne avevo tutti quanti 300. La kill con la mitraglietta pazza, è fantastico. Vedete qui il secondo round, per esempio, loadout decente. Io avrò 50 di vita in meno. Cambierà sempre un loadout ancora peggio di prima, perché un pompa blu è un assalto verde, ragazzi. Pessimo. Ok, chiudiamolo di qui. Chiudiamo anche di qui. No, sono caduto, ragazzi. Non ha giocata perfetta, però sono caduto. Adesso sono sicuro che voi siete più forti di me, non fate queste pippate. Madonna, 33 però è illegale. Ok, l'abbiamo chiuso anche qui. Cazzo, lo stiamo devastando. Easy. Bene ragazzi, abbiamo anche la mappa per i 2v2, i 3v3 e i 4v4. Io vi consiglio come al solito i 2v2 perché i 3v3 e i 4v4 non servono a nulla per le arena. Il codice della mappa è 6078 7811 0032. Ok ragazzi, abbiamo già cambiato team. Andiamo a provare questa mappa. Ok, abbiamo un tac blu, shieldone e shieldini, quindi come pure siamo messi bene. L'unico problema di questa mappa è il fatto che dovrete cambiare l'inventario se non lo mette come piace a voi. Ad esempio, io devo tutto storto, perché il pompa lo uso sul primo tasto e poi uso l'assalto. Passerà con l'assalto, madonna che no! Ma c'ha lo spazio, ha lo spazio. Che sculato. Incredibilmente sculato. Easy. Troppo Ok, secondo round. Vendetta vera, non finiremo in galera già, Atlas. Io ho chiuso Nickrat. La pampata sulla scala. Quanto lo schifo. Ma quanto danno vuoi fare? Perfetto, questo round mi sembra che ce lo portiamo a casa. Non vorrei parlare troppo presto, però faccio un danno non elevato a Pasquale, ovvero a Bowser. Ok, mi scampo da Nickrat. Nickrat a terra, ottimo. È arrivato già. E Jablas balla! Questo balletto da Shuppuder che fra l'altro vi racconterò un giorno forse. Oh, shit. Il perché non se lo merita quel balletto. Che sopra è su, Ok, mi ha fatto un bel danno. 54 in testa e la vittoria è nostra, Jablas. Easy. Ragazzi, non molti lo sanno, ma hanno riaggiunto le Zone Wars, quella modalità che tutti amavamo. L'hanno aggiunta dietro la lobby della creativa. Vedete, voi spawnate qui e la trovate qui con varie altre modalità fighissime. Però le Zone Wars sono perfette per migliorare in arena e nei tornei. Bisognerà che il capo del vostro team avvia la partita. Nickrat, fallo. Ecco. Una volta che il capo avvia la partita, tutti quanti devono mettere pronto, come se fossimo nella lobby di Fortnite. Ok ragazzi, non credo bisogna spiegare come funziona una Zone Wars, però per chi fosse nuovo, avete sempre il loot all'inizio random, come la mappa di prima. Avete anche full di mats e ci saranno molte più persone questa volta. E quindi sarà una situazione di endgame, a differenza di prima, che è una situazione di midgame e 1v1. Vedete qui, mi ha dato gli scintini, un lanciarazzi più pessimo, devo dire, fa davvero schifo stare. Vai, prendiamo il muro. Ha messo la trappola, ragazzi, ovviamente a sinistra. Però è questo il zombie, praticamente. Non vi farò vedere la partita. Perché altrimenti il video durerebbe troppo. Ok, il primo consiglio per migliorare nelle solo e non solo in questa modalità è quello di giocare più tornei possibile. Infatti, grazie a questi tornei che vi terranno concentrati per tante ore, ad esempio 3 ore durano la maggior parte dei tornei, riuscite a migliorare molto di più e in molto meno tempo. Quindi ragazzi, appena vedete che c'è un torneo in preparazione, se in duo chiamate il vostro amico e fatelo, se in solo invece non avete bisogno di nessuno e fatelo immediatamente, perché i tornei sono molto importanti. Ragazzi, questo consiglio è davvero molto semplice e molto ovvio, ed è giocare più arena. Ve lo sto dicendo perché io vedo tanta gente che gioca un sacco di creativa e poi fa
due o tre partitellerine e basta. E questo non va bene, perché sì, la creativa è importante con tutte le mappe che ho mostrato nei miei video e anche quella che ho mostrato in questo video, però giocare arena sarà sempre la cosa migliore. Ovviamente i tornei sono ancora meglio dell'arena, come ho detto prima, perché sarete contati per un sacco di tempo e poi grazie ai punti potete vedere quanto migliorerete torneo in torneo. Quindi ragazzi, se fate più creativa di quanto fate arena, vi consiglio subito di cambiare e fare più arena di quanto fate creativa. Ok, un altro consiglio che vi do è quello di fightare, fare 1v1 sempre contro avversari più forti di voi o almeno forti quanto voi, perché è grazie a questi avversari che migliorerete davvero. Avete anche ragione che fightare contro i nabbi è super divertente, perché distruggerli con varie tecniche o anche scherzare con i giorgini che sono AFK nella mappa è divertente. Però non migliorerete fightando contro quelle persone, a meno che non provate sempre nuove tecniche contro vari avversari scarsi, che essendo appunto scarsi si fanno distruggere con qualsiasi tecnica e potete provarle perfettamente. Ma per quello c'è la creativa, per questo la creativa è buona, per poter provare le tecniche in santa pace. Invece giocando contro avversari che vi distruggono ogni volta, potete copiare le loro tecniche, batterli e diventare migliori di loro. Perché se una volta che siete più forti di un avversario, magari il vostro avversario diventa ancora più forte di voi, oppure voi ne trovate un altro e continuerete sempre a migliorare. Bene ragazzi, forse vi starete chiedendo perché mi trovo nella schermata dei replay. Io invece mi sto chiedendo perché voi non ci passate mai di qui. Infatti, riguardare le vostre giocate, riguardare i vostri errori soprattutto, è una delle tecniche più importanti per migliorare. Adesso vediamo le mie ultime 5 partite. Come vedete, le ultime 4 sono delle vittorie, quindi avrò fatto pochi errori, anche se gli avversari non erano molto forti. Andiamo invece nell'ultima partita, che siamo morti allo spawn, andiamo a vedere che errore ho fatto per morire. Ok, vediamo il primo errore, il motivo per la quale sono morto la prima volta, come sono stato atterrato. Come potete vedere qui, era arrivata a 50 vite dopo il primo shot e ho ingaggiato lo stesso fight contro questo Travis Scott, perché infatti sotto il costume c'era un Travis Scott. Avrei dovuto costruire e scappare via. Invece ho continuato a fightare e sono stato atterrato. Qui un'altra volta sbaglio ancora, dopo essere stato ressato, che sta uscendo il Travis Scott qui di nuovo, invece di costruire mi sono messo a sparare. Avrei dovuto costruire, andare indietro, fare il flank e andare a sparare da questo lato per essere più coperto. Ovviamente questi sono errori molto stupidi, perché comunque eravamo all'inizio senza armi, senza cure. Però voi siete in arena e morite durante un fight molto importante, potete andare nei replay, riguardarli e vedere cosa avete sbagliato e cosa ha fatto di meglio magari il vostro avversario. Comunque, se volete una guida completa su come vedere i replay, capire che cosa avete sbagliato, come guardare meglio insomma le vostre giocate, ditemelo nei commenti che farò un video al riguardo, oppure datemelo nel sondaggio in alto a destra. Ok ragazzi, un altro consiglio è non solo guardare i vostri replay, le vostre clip e capire cosa avete sbagliato in quelle giocate oppure cosa avete fatto bene, ma anche guardare le clip dei pro player. Ad esempio sto guardando adesso Mongal e vedete come si fa un team intero con un pump blu e basta. E imparare appunto da queste giocate, non guardarle solamente per divertimento, è figo comunque vedere Mongal che sfonda i team, vedete che shot ha fatto qui, ma annotarvi ogni singola giocata che fanno bene. La parte più importante da analizzare ovviamente sono le rotation e l'endgame, per esempio quando usare le jump, loro hanno usato in questo momento, con che mats buildare, che armi scegliere, perché ad esempio alla fine di questa clip Mongal sceglierà ovviamente lo spas viola invece del tac verde. Vedete come ad esempio qui hanno distrutto questo player semplicemente chiudendolo nel loro stesso tunnel grazie ai loro pezzi, e l'hanno distrutto. Anche qui Benji Fish ha chiuso l'avversario e l'hanno potuto sfondare in due. Qui è arrivato un altro pazzo che si è buttato nella boss di Benji Fish e Mongal. Un altro modo per analizzare il gameplay dei pro player e capire cosa fanno bene e perché sono così forti è andare nei tornei, aprire la classifica, andare nella cronologia delle partite e sceglierne una. Poi starà a voi scegliere quale tipo di partita volete guardare. Ad esempio qui hanno vinto e hanno fatto 23 kill, quindi hanno giocato in maniera molto più aggressiva. Invece qui comunque sesto posto, che è una buonissima posizione, ma hanno fatto solo 11 kill. Andiamoci a vedere per esempio il match dove hanno giocato molto più aggressivi. Ok, adesso per esempio vediamo come i due che hanno vinto il torneo pushano questi qui. Vedi come questo ha laserato in una maniera assurda il primo teammate. Hanno voluto focussare solamente il primo, anche perché il secondo non mi sembra molto intelligente. Ha fatto un 99 assurdo. Volevo dire che mi piace anche un sacco il nome di questi due, che si chiamano uno controller, uno tastiera. Vediamo come li hanno uccisi, sempre se li hanno uccisi, se li sono scappati gli avversari. Dopo qui un doppio push, vedete, tecnica molto utile. Uno che push da un lato, uno che push da un altro. Qui un 80 in testa, controller è tutto sfondato. Quindi è tutto in mano al suo teammate. Che il team avversario sta venendo sparato da un altro team, quindi hanno avuto il tempo di restare. Uno è stato messo a terra, un colpo di pompa
e la kill va a loro. Da questo fight che adesso vi farò rivedere, che nonostante non è un fight molto impegnativo, comunque di alta qualità, abbiamo capito che pushare in due, uno da un lato, uno dall'altro, è una tecnica potentissima. Vedete qui come questa tecnica ha sfondato questa lusso. Inoltre abbiamo capito che appena un terzo team si unisce al fight, bisogna sempre andare sulla ritirata, lasciar fightare i due team, e appena uno dei due va a terra, pushare il team rimasto in vita, oppure quello con un avversario danneggiato, e ottenere la kill e vincere il fight. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale soprattutto. Vi ricordo anche che faccio le live dalle 18 alle 20. Portate più amici possibili, così che possiamo fare dei bei server privati. In questa live avrete la possibilità di giocare con me. Se invece volete giocare con me anche quando non sono in live, c'è l'abbonamento al canale, costosamente 99 centesimi al mese. Detto questo, vi lascio in descrizione Telegram, Instagram, Discord, tutte quelle cose là, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.